Nel video di oggi ho fatto la reaction a persone che giocano con tasti stranissimi da cose stranissime. E questa idea l'ho presa da un ragazzo americano che fa video su YouTube che si chiama Gerion. Detto questo, mettetevi comodi ragazzi, fino a subito lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e vi lascio subito al video. E non dimenticatevi ovviamente di supportarmi usando il codice creatore ZeneSG. Grazie mille a tutti, ora vi lascio nel video e buona visione. Sono le 3:23 di notte ragazzi e sto per appunto registrare questa reaction dove appunto andrò a vedere tutti i giocatori su Fortnite che hanno tasti strani oppure giocano in modi appunto strani. Da PC mobile, PS5, PS4, pad, qualsiasi tipologia di cosa. E come sicuramente starete vedendo qua in alto, ho già cercato tutti i video che appunto andrò a reactare. Non ho ancora visto nessuno di questi video, ho semplicemente trovato i video appunto da reactare. E vi ricordo che appunto questa idea qua l'ho presa da un video di It's Gerion. Infatti i video che ci sono qua sono quelli che ha reactato pure lui. Detto questo, non perdiamo altro tempo, mettiamoci comodi, preparatevi ragazzi e partiamo con il primo ragazzo, che tra l'altro ho notato che questo video dura 42 minuti. Ma in che senso? Ma è buggato? Ma no, questo ragazzo fa i video di 40 minuti. Ma in che senso? Il primo che andremo appunto a reactare è G-Money Endcam. No, non so come si chiama, penso che sia lui. Comunque, gioca con il controller. Penso che comunque si noti che gioca la pad. E gioca in doppia claw. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica, ragazzi, lui tiene il pad in questo modo qua. Fate finta che qua ci sia un pad e con l'indice questo qua, voi ragazzi usate appunto, cliccate triangolo, quadrato, X, cerchio, triangolo, quadrato, X, cerchio, pa, 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 pa. E poi con quest'altro qua cliccate le frecce. È più semplice da vedere che da farsi. Che poi in realtà io ho già visto un sacco di persone che giocano con appunto il pad in questo modo, tra cui appunto c'è Falcon che gioca in questo modo, Baffo, tantissimi altri giocatori ragazzi giocano. Cazzo urla questo, manco sta giocando lui, vabbè. Tantissimi altri giocatori ragazzi giocano in questo modo, che tra l'altro fa male alla salute. Infatti ragazzi, giocando in questo modo, sì, diventerete sicuramente più forti, perché potete fare cose che di solito normalmente non potete fare per una questione di sensibilità, movimento, eccetera eccetera, perché appunto avete dei tasti che se no non potete premere. Forse con le quattro palette sotto mi sa di sì, però è più complicato penso. Comunque giocando in questo modo ragazzi, sicuramente con un pad normale potete diventare dei fenomeni. Infatti ragazzi, guardate lui quante cose assurde riesce a fare. Cioè sembra letteralmente un giocatore da mouse e da tastiera. Anzi, questo ragazzo qua non c'ha nulla in meno di un giocatore da mouse tastiera. Guardate qua, un fenomeno. Triplet infiniti, tasti infiniti, un fenomeno, guardate qua. Bravo, però voglio vederlo durante un fight. Vediamo durante un fight come fighta. Ok, qua durante fight ragazzi, questo è un fight vero, c'è il nemico sotto in teoria. No, in realtà mi sa di no, sta solo freebuildando. Anche se in realtà mi sa un bel po' di edit, però vabbè, vediamo cosa combina. Il tipo ragazzi sopra di lui ha solo il pump e la R, quindi comunque si stanno fightando. Ok, sale sopra, retake un po' la Falcon, questo qua mette il pavimento sopra. Il tipo là sopra lo pusha. Mamma mia, prefairi, bello carino. Attenzione, parte così. Oh! Ittato! Mamma mia! Prefer così pazzo sgravato! Tipo sopra! Retake pazzo! Fatto tutto! E niente, ci ho provato ragazzi. Se il tipo fosse stato lì sarebbe stata una kill bellissima. Prefer incredibile ragazzi, si porta la kill a casa. Chapeau! Prossimo video si tratta di questo ragazzo che si chiama PXYFN. Video caricato ragazzi l'anno scorso e ho già visto appunto l'anteprima, perché comunque ho visto questo video letteralmente 2-3 secondi e ho visto che builda con F1, F2, F3 ed F4, quindi comunque con dei tasti particolari. E vediamo appunto come questo ragazzo qua free builda. Mamma mia, cosa stracazzo sto vedendo. Ok, più strano di me questo ragazzo. Ma non ho capito. Ok, cerchiamo un attimo di capire come builda su YouTube, perché su YouTube ragazzi ci sono i suoi video normali. Allora, guardiamoci sull'ultimo video. Ha il copyright, avviso che ha il copyright. Ok, e adesso ci guardiamo appunto come gioca questo ragazzo con questi tasti stranissimi. L'altro più che altro voglio capire, perché sembrava velocissimo a buildare, editare, fare cose. Però adesso vediamo appunto nel concreto, appunto nel sodo, come gioca. In questo momento per adesso ho visto solo cose un po' normali, anzi nulla di speciale, con edit sbagliati, pick sbagliati, cose sbagliate. Qua ragazzi ha appena fatto un movement carino, ok, hai dato un po' di cose carine. Questo qua là, questa è una bella clip, questa ragazzi era una bella clip, non era molto clean però era una bella clip. Comunque vi ricordo che non dobbiamo aspettarci in questo video clip fenomenali, anche se questa diciamo era carina, perché appunto stiamo guardando persone con dei tasti stranissimi, come in questo caso questo tipo qua che si chiama PXYFN. Vabbè, qua Sasuke ragazzi rippato, è stato bello. Oh, hitta tutto e lo hitta così, 162. Zane, vieni nel muro. E da sopra e lo hitta e va laggiù. GG. Mi sono controllato. 203. GG. Il prossimo ragazzo si chiama Ion X e appunto vediamo un attimo come build. Allora, questo ragazzo qua ha messo nei tasti il muro sul tasto laterale del mouse X, mouse B e Q. Vabbè. Voglio vedere appunto quando gioca. Ah,
gioca, ragazzi, dalla parte destra della tastiera. Vabbè, scriviamo in avanti e vediamo un attimo come prebuilda. Allora, builda con due tasti sul mouse X e Q, che in realtà sono tasti tutti a destra. Infatti lui, ragazzi, ha la tastiera letteralmente presa da qua e spostata verso destra. E vediamo un attimo come builda, fa le cose. Sembra un giocatore normale, non è nulla di speciale, in modo carino. Come ping stavo vedendo che in questo caso, ragazzi, ha tipo 8 di ping. Nel cazzo, ha 0. Pensavo fosse 8, invece hanno 0 solidissimo. Quindi comunque il gioco è letteralmente fluidissimo e quindi riesce a giocare sicuramente molto molto bene. E sì, però guardate appunto come preme i tasti. Preme i tasti con il pollice in modo tutto strano. Io, ragazzi, vabbè, non posso parlare perché comunque tengo la tastiera così quando gioco, così. Però... ha detto che ci ha messo 5 giorni per allenarsi. Qua c'è pure la cam sul mouse. Vediamo come muove il mouse. Ha una sense molto lenta, si nota. Vabbè, giocatore strano. D'altronde, in questo video stiamo appunto guardando giocatori strani. Il prossimo ragazzo è tipo letteralmente la persona più storta di questo mondo. Guardate, ragazzi, come gioca. Gioca con la tastiera come la tengo io, però la schiaccia i tasti così. Molto strano, non si capisce bene come faccio a giocare di preciso, perché veramente, ragazzi, in questo caso non si capisce nulla. I tasti che appunto usa sono Alt per il piccone. Alt, che tra l'altro sarebbe questo qua di destra. P, questo tasto. Sto qua, ragazzi, al suo pavimento, quindi qua. Non so neanche come fare andare avanti, sto ragazzo, non ho idea. Tira dritto, mi sa, c'ha tipo qualcosa, un pedale sotto, non ne ho idea. Non mi devo fare queste domande. Che poi, poverino, sta pure lagando. Oh, si è spento. Cos'è che si è spento? Cosa si era spento? No, aspetta, dov'è che si è visto? Aspettate, aspettate. Non sto capendo, dov'è che gli si è scaricato? Ma... ho visto una cosa che si era scaricato. Eccolo. Non ho ancora capito. Ma la grafica non è da iPad, da PC. Questo ragazzo qua gioca da portatile. Ma che cazzo? Prossimo ragazzo è questo giocatore qua che si chiama 31FNM e gioca da, come potete vedere, ragazzi, PC. Sì, proprio un PC. Questo ragazzo è un PC portatile. Vediamo appunto come gioca, tra l'altro a... ma? In che senso? Sicuramente sì, può essere veloce quanto vuoi, ma questa cosa qua non penso riesca a farla durante i fight. Ok, va da fermo un conto, ma in fight? Cioè, se questo ragazzo qua riesce a fare una cosa così da fight, ragazzi, passo a mobile. Ah, riesce pure a fare le cose da mobile. Questa qua, ragazzi, la sua grafica da mobile. I tasti per billare sono in alto a sinistra, le armi a destra. Ma che questo ragazzo è pure fortissimo. Oh, oh, oh. Oh, fortissimo. Ok, pre-build infinite. Un fenomeno. Penso che questo sia letteralmente il giocatore da mobile più forte che abbia mai visto in assoluto. Penso di sì. Penso di sì. Il prossimo ragazzo ha una clip di 18 secondi e il titolo, ragazzi, parla chiaro: POV. We are playing on laptop. Vediamo come fa questo ragazzo a giocare. Non penso che sia possibile. Vediamo. Si può giocare da laptop e anche a quanto pare bene. Ma cosa sto vedendo? Così, saluto così. Ma la gente sta diventando troppo forte con cose troppo strane. Bah. E l'ultimo ragazzo che andremo a vederci oggi è sempre un altro che gioca da laptop, quindi da portatile con il cursore appunto del laptop. E vediamo cosa ci combina. Non sto capendo come sia possibile che questo ragazzo qua sia così forte. Cioè, letteralmente sta andando avanti. Tira dritto, sì. Si muove. Oddio, ma la sensa è lentissima. Quindi per fare Nightis cos'è che deve fare? Ma non può fare Nightis così. Però come fai a farlo in velocità? Ah, perché letteralmente... ah, giustamente c'è la velocità del movimento. Quindi ogni volta che lui muove velocissimo il dito, si muove più veloce la sense. Ok, qua ha spiegato appunto come si muove. Però vediamo come builda. Ok. Ok, qua ha fatto double height velocissimo. Ok, i double height a quanto pare, ragazzi, sono velocissimi. Mi fa tra l'altro un sacco ridere l'HD scritto lì sul monitor. In questo caso il portatile con cui gioca è un Acer Nitro 5 e a destra ci sono scritte le sue caratteristiche. Comunque, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. È un video diverso, solito una reaction appunto a queste persone qua con tasti stranissimi. Io, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e mi raccomando, iscrivetevi, perché molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti. Quindi tu che stai guardando questo video, iscriviti adesso al canale. Ora, fallo ora. È gratis, prova. Clicca, pa 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 pa. Nulla, ragazzi, noi ci vediamo con un nuovo video al 230. Oggi è tutto, bella.